Il campionato italiano senior 2019 si apre il 24 marzo dal Vinicio Rosati di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. Via alle gare e subito le immagini sono della categoria femminile. Nella prima manche, grande scatto di Francesca Nocera. Francesca Nocera però, come in gara 1, impiega meno di un giro a prendersi il primato, mentre Giorgia Montini è subito minacciosa in terza posizione dietro a Elisa Calvagno. La bresciana stavolta riesce a superare la toscana e a prendersi la piazza d'onore. Sul traguardo Francesca Nocera festeggia la sua doppietta e sale sul podio insieme a Montini, Calvagno, Lusini e Lago. Il podio della Under 17 è per Elisa Calvagno con Tognaccini, Stilo, Rinaldi e Storti. Quasi 80 iscritti, le qualifiche del sabato inevitabilmente scremano solo il meglio per il gruppo A. E dopo il rettilineo della parte bassa, la veloce S in salita, è proprio Compagnone a dare una lezione di partenza a tutti i suoi rivali. Ma Pezzuto, uno dei grandi favoriti, dopo un paio di giri lo fulmina con questo grande sorpasso e passa al comando. Quindi Pezzuto e Compagnone in fuga sul resto del gruppo, mentre al terzo posto risale il Ramon Savioli dopo una cattiva partenza. La gara 2, su un terreno indurito da un giorno intero di manche, è di nuovo felice Compagnone a fare lo shot. Nel corso del primo giro però Savioli passa in testa e prova la fuga, ma c'è subito Pezzuto che è bravo a cogliere l'attimo e a non lasciar scappare il suo rivale più pericoloso. Sul traguardo Savioli libera la sua gioia per la vittoria, Pezzuto invece sembra più stizzito per il secondo posto, ma si consola col podio che lo vede al centro con Savioli secondo e Compagnone terzo. Nel programma della giornata i veteran scendono in pista per primi, quindi trovano la pista più viscida per via dell'innaffiatura fresca. Vittoria in perfetta solitudine per Alessio Daziano, primo vincitore di manche del campionato italiano senior 2019. In gara 2, in cima alla salita di Castiglion del Lago, sbuca per primo Tosetto davanti a Terenzi, Peverieri, Perearzi e Burana. Al traguardo vittoria per Graziano Peverieri. Il podio dell'MX2 vede Daziano, Terenzi e Tiziano Peverieri, quello della MX2 Graziano Peverieri, Lorenzoni e Fondelli. Via di partenza strapiena per gli over 48 e al primo via Enrico Fusconi prende il comando, mentre una scivolata di Bontadini scatena un groviglio pazzesco con almeno 15 piloti coinvolti, tra cui il campione e il vicecampione della MX2 di Domenico Antonio e Piunti. Per Fusconi la situazione sembra sotto controllo, ma in realtà nel finale il pilota della Honda accusa la fatica, Occhiolini si rifà sotto e all'ultimo giro riesce ad effettuare il sorpasso nella parte alta del tracciato. I primi tre allungano, Occhiolini conserva sempre un piccolo margine sugli inseguitori e alla fine riesce ad andare a vincere una manche ancora una volta sudatissima, mentre Piunti proprio all'ultimo giro beffa Fusconi prendendosi la seconda posizione e la vittoria di giornata della MX2. Sul podio MX1 Occhiolini è con Fusconi e Gazziro, mentre nella 300 vengono premiati Fallarini e Bortolotti. Chiudiamo la panoramica delle gare di Gioiella con le manche riservate agli over 56 della Master. In gara 1, metà gara, Mencarelli supera Lanschner. L'alto atesino rimane comunque primo della MX2 e secondo assoluto. Traguardo in solitaria per Mencarelli. In gara 2... il forcing di Mencarelli non riesce, Canella tiene duro fino al traguardo e porta a casa la vittoria di manche. Ma il vincitore di giornata è Mencarelli, che sul podio della MX1 precede proprio Canella e Umer. Nella MX2 invece vince Lanschner davanti a Donati e De Santis.